Tommy, c'è aria di chiusura, c'è aria di soddisfazione. Tra l'altro anche Giove Pluvio vi ha risparmiati venerdì, che vi aspettavate un catino d'acqua. Sì, diciamo che è andata molto bene da quel punto di vista del meteo, anzi assolutamente, venerdì ce l'avevamo vista brutta e niente, siamo ovviamente molto molto contenti, ogni anno cerchiamo di alzare l'asticella e raddoppiare quello che facciamo l'anno precedente e ora siamo arrivati in alto, credo in altissimo, e insomma vengono anche quasi le vertigini, però siamo sicuramente molto soddisfatti. Abbiamo cercato di accontentare il più possibile tutte le varie richieste, da mantenere comunque una parte gratuita e cercando ovviamente di accontentare un po' quello che è la città, perché questo è un festival della città, e credo che la cosa più bella in assoluto è proprio il connubio e il mix di generazioni che si mescolano insieme tra famiglie, bambini, giovani, tutti insieme, e questo credo che lo renda un festival veramente quasi unico, perché non c'è una cosa simile in Italia che racchiuda, diciamo, tutte queste generazioni in un contesto unico. Quindi questo, siamo sicuramente molto soddisfatti, i numeri sono sicuramente dalla nostra, e abbiamo registrato quasi il doppio della presenza dell'anno scorso, e quindi niente, cosa volete che dica, siamo super super contenti. Enrico, c'è anche un'aspettativa maggiore perché i nomi cominciano ad essere altisonanti. Esatto, sì, diciamo che quest'anno, appunto come diceva anche giustamente Tommy, abbiamo cercato di migliorarci sempre di più, di investire sempre di più in tutto, insomma, diciamo, nelle strutture, in tutto quello che era l'offerta appunto per il festival, e ovviamente anche l'artistico. Quindi abbiamo scelto appunto di andare su artisti non solo di calibro nazionale ma anche internazionali, penso ad esempio a Robin Schulz, ma penso anche a Hugel ieri sera, insomma, e tanti di questi nomi. E per cercare di portare appunto ospiti che ovviamente in zona non erano mai stati, che potessero elevare appunto lo Youth Festival a festival nazionale e perché no anche internazionale. La gente è contenta e lo ha dimostrato affollando tutte le serate. Esatto, sì, fortunatamente insomma è andata bene dal punto di vista meteorologico, è andata molto bene dal punto di vista dell'affluenza. Abbiamo registrato davvero tantissime presenze, tantissime famiglie, insomma si respira un clima di grande armonia, di grande gioia, di voglia di stare insieme, quindi insomma assolutamente non possiamo lamentarci, siamo molto molto contenti e grati a tutti coloro che sono venuti a partecipare appunto alle serate del festival. Ultima cosa, ne parlavamo prima a microfono spento, adesso si pensa a smontare e poi riposo, ma poi in testa c'è anche il 24. Esatto, diciamo che noi ci riposiamo forse neanche 10 minuti, nel senso che siamo già con la testa alla prossima edizione, insomma siamo già lì che pensiamo a che cosa si può migliorare e appunto alle novità che possiamo introdurre nella nuova edizione dell'anno prossimo. Siamo fatti così, insomma, non ci accontentiamo mai e cerchiamo appunto sempre di migliorarci sempre di più.